L'altro aspetto che abbiamo continuato a cercare di Marte e continuiamo a cercare di Marte è la presenza di acqua allo stato liquido. Ad oggi non abbiamo ancora quello che gli americani chiamano smoking gun, cioè la certezza che ci siano oceani di acqua. Abbiamo visto grossi laghi ghiacciati sotto la superficie, abbiamo individuato altre situazioni, soprattutto i nostri radar di nuovo sono in grado di fare questo, che al momento sono allo studio in quanto hanno delle tracce che potrebbero essere anche in quella direzione. È ben difficile dire di più al momento perché le analisi sono lungi dall'essere complete, sono molto anche complesse, in quanto di fatto su Marte non ci siamo ancora atterrati con alcuni strumenti che invece sono fondamentali per misurare le caratteristiche, per esempio, di conducibilità elettrica dei suoli, che sono un parametro importante per i radar. Nelle prossime missioni si farà questo e si farà di più. L'altro aspetto fondamentale è Marte. Può essere abitato o è un pianeta abitabile per l'uomo o no? Indubbiamente è un pianeta bombardato dalla radiazione solare, dalla radiazione ionizzante, che non è molto favorevole alla vita. Però è anche un pianeta che ha acqua, sebbene sotto forma di ghiaccio. Come minimo quello là ce l'ha. L'acqua può essere, il ghiaccio può essere sciolto ovviamente, può essere desalinizzato, perché per esempio la missione Phoenix recentemente ha fatto delle misure in cui ha fatto vedere che il ghiaccio che è vicino alla superficie ha grossa abbondanza di sali. Ha una gravità che è compatibile con l'esistenza dell'uomo, diciamo ci si può schermare della radiazione, però non sappiamo ancora se ha delle forme di vita sue originarie che possono essere compatibili o non compatibili con la vita dell'uomo stesso. Quindi il primo salto in avanti che dovrà essere fatto probabilmente nel prossimo decennio, ormai o alla fine del prossimo decennio, sarà quello di portare indietro dei campioni da Marte. Portando indietro nei laboratori terrestri i campioni da Marte potremo ovviamente analizzare un aspetto fondamentale che riguarda la parte di geologia e quindi di storia del pianeta, ovvero le età assolute delle rocce e non soltanto le età relative che possiamo determinare dallo studio dell'abbondanza dei crateri, ma anche determinare la compatibilità delle rocce con le forme di vita terrestre, nel bene e nel male, nel senso se ci sono agenti che possono essere patogeni per l'uomo o se l'uomo per esempio può far crescere sul suolo di Marte della vegetazione terrestre, per esempio per poi fare delle colonie. Da lì si potrà pensare se vale la pena o meno di mandare esseri umani su Marte e quindi di colonizzare Marte e quindi di arrivare a uno dei sogni che andò avanti più o meno dagli anni 60, appunto dalle missioni Mariner, del cosiddetto terraforming, ovvero di modificare Marte utilizzando le risorse che ci sono sulla superficie, ovvero i ghiacci, l'acqua e così via, per poter ricreare un qualche sorta di pianeta un po' più simile alla Terra, ovvero con l'acqua in superficie, con un'atmosfera più densa e quindi con delle situazioni dopo tutto più favorevoli alla vita dell'uomo.